Presidente, signor Sindaco, amici consiglieri, voglio salutare i convenuti dell'Aula. Ebbene, oggi siamo a discutere un capo abbastanza importante per noi dell'opposizione, ma dovrebbe essere anche per la maggioranza, perché in questo momento storico... Consiglieri, io dice un attimo solo. E diceva Luigi Sturzo, e prima regola dell'arte politica è essere franco e fuggire l'infringimento, promettere poco e mantenere quello che si è promesso. Ebbene, amici consiglieri, noi non dobbiamo, anzi dobbiamo evitare di dire che tutto va male in questa città e poi non facciamo nulla, cioè ci mettiamo sulla ventina, sulla riva del fiume. E quindi oggi dobbiamo avere uno slancio diverso. Il sindaco in campagna elettorale ha proposto il cambiamento politico e amministrativo. Ebbene, le promesse che ha fatto, almeno quelle politiche, dal vedersi della sua giunta, non si può parlare di cambiamento ovviamente. E noi ci aspettavamo invece un cambiamento amministrativo. Certo, il centro-destra ha fatto tanto, poteva fare di più e meglio, ma ha fatto. E non è nemmeno decoroso che qualcuno in questi giorni si lascia andare con qualche dichiarazione dicendo che ha trovato un comune in una situazione difficile. Perché poi suona strano quando questa amministrazione e le banche della maggioranza vengono poi riprese alcuni provvedimenti fatti da questa amministrazione di centro-destra, quando sento parlare ovviamente della riorganizzazione delle entrate, quando si parla dell'istituzione del provveditorato, quando si parla del progetto della relazione del patrimonio comunale, quando si parla del progetto dell'ufficio di piano per attingere i fondi regionali e provinciali e europei, e quando si parla ovviamente del primo osservatorio dei servizi pubblici fatto a Casole, per la prima volta in Campania è stato il primo fatto. E quindi qualcosa di buono poi in verità è stato fatto da questa amministrazione. E dicevo, sindaco, tu hai promesso il cambiamento. La parte che noi oggi stiamo discutendo, vedete, perché ho fatto questa premessa per arrivare poi all'ordine del giorno? La questione dei dirigenti, vedete, non è una questione come qualcuno vuole far passare che diciamo che l'hanno fatto gli altri, lo facciamo anche noi, alla faccia del cambiamento. Il sindaco, tutti quanti sanno che è una brava persona, tutti quanti sappiamo che dobbiamo dare tempo affinché lui diventa un buon sindaco. Certo, in queste prime battute ci sono molte lacune che fanno presagire questo. La questione dei dirigenti, dicevo, è una questione morale e una questione politico-amministrativa. E dico perché morale? Perché il momento storico che noi stiamo vivendo, e lo tocchiamo con mano tutti i giorni, un momento difficile di crisi economica, questa amministrazione, da un buon politico, deve cercare di essere oculato. Deve cercare di amministrare la cosa pubblica perché non è sua, ma è dell'intera città, e deve cercare di farlo in due nella maniera giusta. I dirigenti si potevano evitare, casomai. La questione dei dirigenti, che è un costo e uno spettro della spesa pubblica di circa 800.000 euro l'anno, è una cosa che si poteva evitare. Ma questo non lo dico sotto l'aspetto politico, lo dice la legge, non lo dico io. E questa amministrazione, fin dall'inizio, ha violato la norma, ha violato la legge nazionale, ha violato
della Corte Costituzionale, ha violato i pareri della Corte dei Conti. Ebbene, io stamattina ho voluto scrivere un po' la cronistoria di quello che è successo su questa vicenda dei dirigenti. Il sindaco il 6 luglio faceva 7 decreti sindacali, nominava 7 dirigenti. Il 13 luglio noi dell'opposizione abbiamo inviato al sindaco, al segretario generale, al collegio dei revisori la richiesta di annullare i decreti in autotutela. Questo ovviamente è l'indirizzo di un'opposizione collaborativa, ma non in modo distruttivo. Abbiamo detto caro sindaco, guarda, va bene, in autotutela cerca di revocare e revoca questi dirigenti, anche perché non solo è uno spettro del denaro pubblico, ma è un danno che tu stai facendo pure a te stesso. Il 18 luglio il collegio sindacale, chiamato in causa da noi, rispondeva con un protocollo del 29-11, in sostanza diceva di rimuovere i dirigenti, perché era palese che il sindaco, l'amministrazione, aveva violato ovviamente la norma contenuta nel 165 del 2011 e la 150, sarebbe la famosa legge Brunetta. Il sindaco no, per niente evocava questi decreti, anzi, non contento, istituiva l'ufficio di Stato e assumeva nel comune di Casoria un addetto stampa esterno, altro grande spesa pubblica. Il 3 agosto che cosa succede? Il sindaco in buona sostanza manda una missiva a tutti noi che avevamo fatto questa, diciamo, interrogazione tra virgolette, e ci dice che è tutto legittimo, che non ci sono all'interno figure del comune di Casoria che potevano, che possono ricoprire questo ruolo, cosa che non è vero, che poi dopo dimostreremo, e che poi questo può succedere, è ammesso la colpa almeno per 3 dirigenti. Dice sì, le perplessità ci sono, poi ammette alla fine questa nota, dice le perplessità stanno su 3 dirigenti. Io mi domando poi se ci sono queste perplessità, dal 3 agosto a oggi perché non ha revocato questi 3 dirigenti, qualora tutto il resto andasse bene. Andiamo avanti, lo stesso giorno noi cerchiamo, per visto che non abbiamo risultanze all'interno dell'ente comune e sul territorio, ci rivolgiamo ai nostri parlamentari e quindi il 3 agosto viene fatto un'interrogazione alla Camera dei Deputati, dall'onorevole Mina Castelli, dove si fa un'interrogazione inviandola al Ministro degli Interni e al Ministro della Funzione Pubblica. Infine arriviamo ai nostri giorni, si fa un facciamo l'ultima settimana, forse vi ricordate, è stato approvato il decreto di bilancio. Ebbene, il Partito Democratico accompagna a quel documento, nella sua dichiarazione di voto, una nota molto importante. Importante perché va nel sotto, perché noi facciamo l'opposizione, loro dovrebbero fare la maggioranza. Beh, se all'interno della maggioranza c'è qualcuno che si dà vede, che c'è qualcosa che non va, l'opposizione deve essere vigile a sottolineare che c'è all'interno della maggioranza almeno qualcuno che cerca di mantenere un turco di legalità in questa città. Ebbene, il Partito Democratico dichiara una crisi economica finanziaria senza precedenti che toccherà direttamente la dignità dei lavoratori e pensionati, produce enormi difficoltà economiche e sociali alle famiglie e raccomanda agli amministratori locali di accogliere un necessario piano di riduzione dei costi, contenimento della spesa attraverso un deciso accorpamento dei servizi e riduzione dei settori in grado di cogliere il momento generale, apportare una consistente consolidamento alle casse comunali e diffondere sul territorio il messaggio che la politica attuatore si assume le proprie responsabilità. Ebbene, qualcuno in modo maldestro dice ma voi state con la maggioranza. No, noi abbiamo detto dal primo giorno che questa opposizione sta sui problemi della città e se qualcuno all'interno della maggioranza ha una linea politica che è quella che si rappresenta nella nostra posizione politica al primo momento, quella della riduzione della spesa e della riorganizzazione delle entrate, perché questi sono cavalli di battaglia che il centro-destra ha fatto nell'ultima consigliatura. Ebbene, questo lo diceva il gruppo consigliato del Partito Democratico, tutto che sta presente. Colpo di scena,
come si dice nel gesto. Il 13 ottobre, quindi 4 giorni fa, che cosa succede? Una cosa abbastanza, io dico, guardate, io sorrido anche, ma qua veramente c'è da piangere, perché viene approvato in giunta un atto gravissimo, secondo il nostro avviso, gravissimo perché va proprio forse a configurare anche un falso ideologico, sì, io te lo dico con grande sincerità, perché abbiamo fatto vedere anche da qualche nostro esperto. Ebbene, in questo documento, che è un atto di giunta, è un atto di indirizzo della giunta, due assessori del Partito Democratico dicono con questo atto l'esatto contrario di quello che dice il gruppo consigliare del Consiglio Comunale. Ebbene, i due assessori, tra l'altro uno dei quali è l'assessore al personale, colui che dovrebbe guidare il processo della missione della dotazione organica, in effetti da 8 settori in questo atto di indirizzo addirittura si porta a 9 settori. Dice no, noi dobbiamo eventualmente separare il settore patrimonio dal settore artistico. Quindi da 8 a 9. Quindi ormai è un fiume pieno questa amministrazione, sui dirigenti proprio non si ferma per niente. E questo poi lo chiederemo al Partito Democratico, qua che sta in Consiglio Comunale, se la giunta, ovviamente i suoi assessori rispondono ancora a questo partito o stanno a titolo personale. Ed è un fatto gravissimo che questa giunta, che era la giunta politica di Carcora, già ha uno sbilanciamento tra giunta e consiglio comunale. Viene a mancare proprio il criterio che la giunta politica, il buon assessore Casillo, che si sforza a mettere in sicurezza questa amministrazione ma non ci riesce, e che lui ovviamente ha detto questa è una giunta politica, una giunta che porta stabilità di governo. Ebbene, già appena 100 giorni questa stabilità sta venendo a mancare, caro senatore. E certo questa città non può rimanere in questo momento, in questo stato, che siamo da circa 3-4 mesi a parlare di dirigenti, a parlare di nomine e a parlare di rottura all'interno della maggioranza. E quando arriveremo ai problemi seri che succederà in questo paese, quando parleremo del PUC, del piano casa, quando parleremo del lavoro, che succederà? E allora, vedete, io ho sempre sostenuto che la politica è una cosa seria e la dobbiamo dare la giusta dignità. Ma io voglio anche entrare nel merito di questo atto di indirizzo, perché veramente è una cosa ridicola, per cercare anche di spiegare, perché poi la gente deve capire quello che sta succedendo a casa sua. Ebbene, quest'atto di indirizzo in definitiva che dice? Dice noi, ebbene, c'è qualche errore, abbiamo sbagliato, ma noi dobbiamo cercare di mettere delle coppe e cercare di vedere tutto quello che è. Caro sindaco, tu lo sai che io ho una grande stima dell'uomo Ennio Carcora. Un consiglio ti do, oppure se non ti dico, lo dicevo prima, non ti far fare un atto di indirizzo, fatti fare una delibera, fai approvare una delibera, se qualcuno pensa di condividere la responsabilità dei dirigenti con te con l'atto di indirizzo, si prende in giro, fatti fare una delibera di giudizio e vediamo se ovviamente tutti sono corresponsabili di questo atto. Ebbene, dice questo atto di indirizzo, al punto 1, avviare le procedure concorsuali a tempo indeterminato, a valere per l'anno 2011 per l'assunzione di due dirigenti che segnatamente quello destinato al settore sicurezza e mobilità e quello destinato al settore pianificazione del territorio. Consiglio, prego di dire al signor sì, Presidente, però ovviamente sto adesso nel capo, diciamo, siamo in un dibattito politico, stavolta mi auguro che lei non cercherà di forzare un dibattito così serio. Consiglio, lo sa che non lo faccio mai. Va bene, la mia pratica è va bene. Allora, quindi dicevamo, relativa a un partire concorso per questi due settori con relativo piano di quanto ha bisogno del personale.
Punto 2, affidare e confermare l'incarico a tempo determinato ai seguenti dipendenti dell'ente in possesso dei requisiti di legge: Giovanni Cresci e Paola Paolo. Nei decreti sindacali del sindaco si dice che non abbiamo figure interne che possono ricoprire i ruoli dirigenziali. Poi, guarda caso, all'improvviso la Lampo, che sta all'ufficio urbanistico, ha i requisiti per fare dirigenza. Ma 3, convenire gli incarichi dirigenziali, ex articolo 110, comma 1 del 2, del decreto legislativo 150 del 2009, per la copertura del settore ragioneria e finanza del settore politico e sociale. Autorizzare i restanti posti all'attuazione organica della dirigenza di rete dell'affidamento di incarichi a tempo determinato, ex articolo 110, comma 2 del 2, secondo le modalità previste dall'articolo 13 del vigente regolamento degli uffici di servizio. Separare il settore, come dicevo all'inizio, quindi i settori diventano 8, cioè da 8 passano a 9, e c'è anche il veto, perché noi poi ci prendiamo che l'amministrazione Castro ha fatto un dirigente di Stato che prende circa 120.000 euro. Separare il settore patrimonio del settore ambiente, aggregando quest'ultimo temporaneamente al settore lavori pubblici e affidando il primo a professionisti interno all'ente in possesso dei specifici requisiti di legge. Quindi, ancora una volta, affidando il primo a professionista interno dell'ente. Ancora una volta, all'improvviso, ci accorgiamo che ci sono professionisti all'interno dell'ente che possono ricoprire questo ruolo. Infine, stabilire che in caso di rinuncia all'incarico conferito al salute del dirigente interno all'ente, il sindaco è autorizzato ad attivare le procedure di cui all'articolo 110, comma 2, decreto legislativo 277 per la copertura del relativo posto. Ebbene, sì, e lo dico agli amici consiglieri. In sintesi, e mi aggiungo poi eventualmente a quello che prende dopo, con quest'altro indirizzo si dice: noi prendiamo due dirigenti, che sarebbe Cresci e Paolo, fare noi. Sapete, diciamo, se sta facendo più per l'altro indirizzo, perché se può farlo senza... Con, allora, due con il comma 1. E il comma 1 che dice questo comma 1? Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti responsabili del servizio degli uffici di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente con deliberativa motivata di diritto privato. Poi si prende il 2 col comma 1. Che dice questo comma 1? Dice che ovviamente, le faccio in sintesi, che bisogna rispettare il 5% della dotazione organica della dirigenza nell'area direttiva. Poi si prendono 3 sempre col comma 2, sempre così qua rispettando il 5%, poi vi dico dopo questo 5% a che riguardo. Si parla poi di un altro, che è il comma 1, un altro dirigente col comma 1, ex articolo 110 del testo unico, e qui non si parla di dirigente di Stato, non si sa dove andare a finire il dirigente di Stato. A un certo punto dell'altro indirizzo è il dirigente di Stato. Ebbene, voi dovete sapere, e concludo, sono quasi alla conclusione, che il decreto legge, ritorniamo sempre come il gioco dell'opera, che voi, questa amministrazione poteva avere, l'abbiamo detto al primo giorno, un dirigente, uno. La dotazione organica, l'8% della dotazione organica, dovete sapere che oggi la dotazione organica di questo comune è fatta di 9 dirigenti. Questo è importante, l'8% di 9 è uguale a 0,72, il che significa approssimata all'unità è un dirigente. La questione che si parla nell'atto di indirizzo del 18%, vedete, il comune di Casoria, il fatto di essere 18% comune virtuoso, il comune virtuoso che con un decreto del Ministero delle Finanze, e a me a tutt'oggi non mi risulta che è arrivato questo decreto del Ministero delle Finanze. E infine, quando parliamo del comma 2 che dicevo precedentemente, io lo cerco di semplificare anche per far capire agli altri, il 5% fa riferimento alla dotazione organica, e io vi posso garantire, ho fatto l'assessore al bilancio, per quanto riguarda il fabbisogno del personale, siamo a 466.000 euro, e il 5%, cioè il 20%, significa che noi non possiamo mettere qualora fosse meno di 2, ma questo va in contraddizione con la legge promessa. Quindi, per arrivare in conclusione, caro Presidente,
la questione politica, che c'è una netta distinzione tra gruppo consigliare della parte della maggioranza e della giunta e della magistratura amministrativa, perché da questo di atto di indirizzo non si è capito, e poi forse ce lo spiegherai quando verrà la relazione programmatica, non si è capito qual è la tua idea di questa riorganizzazione della macchina comunale, portare un comune da 8 addirittura a 10 settori, significa veramente arrivare a una situazione di uno spettro, sì, perché questo comune non si può consentire. Io faccio appello, guardate, ai consiglieri della maggioranza, perché questa è una questione seria che riguarda tutta la città di Casole. Io faccio appello ai consiglieri di consenso, faccio appello a quella parte della maggioranza che si sta avvenendo, a quella parte di maggioranza che ha lanciato un serio monito, ovviamente in quella relazione sull'equilibrio di bilancio, faccio appello a chi in questa città, ovviamente il suo partito è il paladino della legalità, e quindi faccio riferimento agli amici di Canale Valori, che affinché si arriva veramente